Buongiorno, grazie Fabio per la presentazione, grazie a tutti in questa... E sono stato volentieri a Trieste, veramente una città splendida, veramente bella. Allora, è un momento molto complesso, quindi perdonatemi insomma se taglierò qualche angolo nel resto del film, 50, 55 minuti, insomma, per assumere, però cerco di dare alcuni spunti importanti. Bisogna iniziare con alcuni concetti che sono importanti, penso anche per i nostri politici, un quadro un po' generale. Vedete che la maggior parte delle patologie, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri e delle presenze di farmaci, di visite mediche nei paesi occidentali, a Veneto, nei paesi d'Italia, sono dovuti a patologie croniche. All'incirca l'86% dei 3 trilioni di dollari spesi ogni anno sono dovute alle patologie croniche. Guardiamo l'Italia velocemente: da 4 miliardi spesa farmaceutica territoriale pubblica siamo passati 17 miliardi, 85 nel 2017, quindi sono dati AIFA, quindi non dati ieri, okay. E non è che sono concentrati nella fascia per le persone sopra i 50 anni, e il problema è che la popolazione della sera è chiara, siamo al 21% di tutti i 65 anni, ovviamente qui siamo ancora di più. Previsti il 28% nel 2030, 34,4% nel 2050, cioè tra pochissimi anni un terzo degli italiani avrà più di 65 anni. Questo è un problema che ho pubblicato con Vincenzo Attello, l'economista di Roma, dati italiani su circa 1 milione di pazienti dei medici di base. Come vedete, in tutte le fasce d'età, ma soprattutto sopra i 65 anni, il 90% degli ultra 65 anni ha meno una malattia cronica e il 65% ha due o più patologie croniche. Vedete, i farmaci neoplastici, come ci hanno detto, sono la prima causa di spesa farmaceutica, 5 miliardi all'anno per i farmaci neoplastici, un altro 4 miliardi all'anno per i cardiovascolari e un altro 4 miliardi per quelli metabolici, gastroenterologici, via dicendo, insomma, poi farò capire insomma che buona parte di questi soldi potrebbero essere risparmiati. Andiamo al 50%. Capite quante risorse potremmo utilizzare per lo sviluppo economico di questo paese che sono invece sprecate perché non c'è un piano di prevenzione seria? Ma non solo in questo paese, nel mondo, non è che l'Italia è. L'altro problema che si sta associando a questa epidemia di invecchiamento in poca salute, cioè l'epidemia di obesità e di sovrappeso, non solo gli adulti, ma quello che preoccupa anche i bambini. Un terzo dei bambini in Italia è in sovrappeso obesi e in Campania, per esempio, il 50% sono in sovrappeso obesi. Questo è un problema terribile perché prima si inizia a essere sovrappeso obesi, quindi prima si inizia a sviluppare tutte queste patologie di cui ho sentito parlare. L'obesità è associata agli adulti secondo, che è un problema di problematiche cardiovascolari, però anche per retropatia diabetica, la prima cardiologicità precedentale, per retropatia diabetica, neuropatia diabetica, microtropatia diabetica, però poi l'obesità si associa a infarto, scompenso cardiaco, a fecchio resiste, la principale causa di danno epatico endologico. I più frequenti tumori, come si parlava prima il Presidente, sono il colon, seno, microrene, esofago, sono correlati a un'eccessiva obesità, lì ci sono tante altre patologie. E quindi è chiaro che questo quadro è un quadro insostenibile dal punto di vista economico. Mi dispiace dirlo, ma se guardiamo il quadro demografico e il quadro sanitario, l'SSSM sarebbe nei prossimi anni se non facciamo qualcosa. Già adesso insomma scricchiola, ma lo sarà sicuramente, e anche il welfare. Quindi mi dispiace, ma quota 100 mi sa che non sarà la soluzione dei nostri problemi. Quando un terzo di italiani avrà 65 anni, un terzo non potrà mantenere due terzi. Questo è chiaro. Okay?
Allora, vediamo cosa sappiamo su questi stili di vita. Qui in questo studio quello che vediamo fondamentalmente è che se noi dividiamo le persone per peso, e diciamo questo è un marcatore, si chiama indice di massimo corporeo, però per semplicità in rosso sono le persone obese, in giallo sono il sovrappeso, in verde sono normo peso però verso il sovrappeso, e in blu sono quelli più maldetti, ok? Per essere semplici. Però se li stratifichiamo anche per fattori di rischio di lifestyle, di salute, le persone che sono zero significa che sono sedentarie, che mangiano male, fumano e bevono, le persone invece che hanno 3 o 4 fattori di rischio positivi sono persone che fanno attività fisica mezz'ora al giorno, mangiano più cibi integrali, verdura, pesce, meno cibi raffinati processati, non fumano e bevono pochissimo. Vede praticamente che nelle persone che sono magre perché fanno dei cattivi stili di vita, la mortalità è la stessa degli obesi. Ma nelle persone invece che sono magre, perché fanno attività fisica, mangiano bene e non fumano, la mortalità è molto bassa, è il 60% più bassa di quelli del gruppo di referenza. E anche nelle persone obese, se si fanno dei cattivi stili di vita, il rischio di mortalità diminuisce. E quindi capite l'interazione tra peso e stile di vita, perché essere magri di per sé non significa niente. Come siamo magri? Perché siamo magri? L'altro posto che volevo un po' comunicare, che è il mio cavallo di battaglia in questi ultimi anni, è che la stragrande maggioranza delle patologie che vediamo negli ospedali hanno un comune pablo metabolico, cioè non è che il cancro e l'infarto del miocardio, l'epopatia o l'ictus o la demenza siano patologie completamente separate, no, alla base c'è delle alterazioni metaboliche che sottendono tutte le patologie, poi in base alla nostra questione genetica e ad alcuni fattori che stiamo studiando sviluppiamo le diverse patologie. Se viviamo abbastanza lungo, probabilmente le sviluppiamo quasi tutte queste patologie, ok? E quello che stiamo scoprendo è che fondamentalmente questi 4 fattori, l'alimentazione, l'attività fisica, il fumo, la sigaretta e lo stress mentale, la nostra psichica, sono dei fattori che pesantemente influenzano questo pavolo metabolico e il mio modello proprio nel capire dal punto di vista meccanicistico come diverse stili di vita interagiscono nel prevenire molteplici patologie. Vede, non è che una persona sviluppa un tumore perché un giorno mangia male o fuma, no, ci vogliono 40 anni, perché per la maggior parte dei tumori più frequenti ci vogliono 40 anni, 50 anni perché da una cellula neoplastica mutata si abbia un tumore invasivo, ok? Sono tanti anni di scorrette stili di vita che portano a questo alto rischio. E questo è un altro aspetto importante, è che quello che stiamo studiando è che l'invecchiamento inizia a 65 anni. L'invecchiamento inizia in età preconcezionale. Quello che stiamo scoprendo è che i nostri geni, la trascrizione, perché voi sapete che tutte le cellule, pensate che bello, non ho mai pensato, un neurone o un epatocita hanno la stessa informazione, nel DNA esiste la stessa informazione genetica, non è diversa tra una cellula e un'altra, ma perché un neurone diventa un neurone e un epatocita con una funzione diversa? Perché nel neurone o nell'epatocita la parte di DNA che viene trascritta è diversa, cioè praticamente c'è una modulazione della trascrizione, si chiama epigenetica. E quello che stiamo scoprendo è che i nostri stili di vita, se io sono stressato, mangio male, fumo, bevo, influenzo questa epigenoma, questa parte del DNA che viene trascritta, e influenzo il rischio dei miei pronipoti per 3 generazioni, gli aumento il rischio di sviluppare diabete, obesità, malattie cardiovascolari e via dicendo. Ed è per questo che è importante fare una medicina preventiva, perché se io ho un periodo di vita e procreo, anche se poi prendo il farmaco di cura, o comunque io un danno, un imprinting genetico l'ho già fatto e sto praticamente andando avanti per 3 generazioni in questo alterato, questo aumento di patologie. È quindi importante avere l'esperienza per tutta la vita, addirittura per
l'età preconcezionale, ok? Perché il danno metabolico molecolare che porta alle patologie parte appunto prestissimo. Quindi adesso facciamo una cosa più semplice, l'università sono un po' più tecnico, naturalmente con i professionisti, invece qua cerchiamo di mandare un messaggio che sia un pochino più semplice. Cos'è che sappiamo? Cos'è che possiamo dire con una certa certezza? Allora, la prima cosa che mi sento di dirvi, che su cui c'è un consenso internazionale, la cui la prima regola che dobbiamo cercare di applicare è di mantenerci male, ma soprattutto con l'addome piatto. Quello che abbiamo scoperto è che fondamentalmente tra l'altro sono cose che in un certo senso dal punto di vista empirico già nel 460 avanti Cristo, pensate, Ippocrate, padre della medicina, diceva: se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada giusta. Naturalmente non sapeva i meccanismi, noi ci stiamo scoprendo i meccanismi, però vedete che dal punto di vista l'avevano già osservato i greci. Come vi ho detto, sto facendo vedere l'obesità si associa all'80% delle malattie che vediamo nei nostri ospedali, ma soprattutto è il grasso centrale, perché il grasso gluteo femorale è metabolicamente meno attivo, anzi negli anziani è un fattore di protezione contro la mortalità. Quindi quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è il grasso centrale, se aumenta la circonferenza, perché se dobbiamo allargare la cintura, ok? Quello è il grasso che dobbiamo controllare, non tanto il peso, ma controllarci la circonferenza vita. Vedete, questo qui è un'immagine TAC di una persona magra e di una persona obesa. Vedete, tutto questo bianco è il grasso viscerale di una persona normale, questo è il grasso epatico di una persona obesa. Il grasso viscerale di una persona obesa. Quindi non è aria, non ci sono sulla pancia, è aria. No, non è aria, quello è grasso. Il grasso viscerale che produce delle molecole che si chiamano adipochine, cioè abbiamo capito che il grasso produce degli ormoni, è bello, produce degli ormoni che vengono lasciati in circolo e comunicano a tutte le altre cellule del cervello e degli altri organi il suo stato metabolico. E quello che abbiamo scoperto, per esempio, che l'eccessivo grasso, cioè se mangiamo di più di quello che consumiamo e diventiamo grassi, praticamente questo produce degli ormoni che aumentano il rischio di diabete, aumentano il rischio di ipertensione, di cancro e di infiammazione. Un messaggio chiaro, che dovete guardare a casa, che ogni qualvolta aumentiamo di un centimetro la circonferenza vita, siamo più infiammati. Ogni volta che perdiamo di un centimetro la circonferenza vita, riduciamo l'infiammazione. L'infiammazione cronica è un fattore di rischio per cancro, malattie cardiovascolari, demenze, invecchiamento. Questo in semplice, per spiegare i soldoni, un messaggio da portare a casa. Vedete, praticamente gli studi pubblicati sono dei migliori di viste, che all'aumentare la circonferenza vita, indipendentemente dal peso, aumenta in maniera esponenziale la mortalità cardiovascolare e tumorale. Okay? All'opposto, e questa è la mia expertise, quello che ho usato in questi ultimi vent'anni, è l'effetto della restrizione calorica. Perché se negli animali di esperimento lui facciamo mangiare di meno di quello che mangerebbero se avessero libero accesso al cibo senza malnutrizione, questi animali vivono molto più a lungo, vivono fino al 50% di più. È come se un uomo avesse 80 anni invece 140. Ma non solo questi animali vivono molto più a lungo, ma la stragrande maggioranza delle patologie croniche, cancro, nefropatie, eccetera, sono prevenute. E addirittura un terzo di questi animali muore in tarda età senza nessuna effetto patologica. Il che significa che nei mammiferi, in linea di principio, biologicamente è possibile vivere una vita lunga senza malarsi, che è quello che noi invece dovremmo perseguire, cioè riuscire a partire le persone fino, non so, a 100 anni e poi in 3-4 mesi hanno colpito delle malattie ancora, non 30-40 anni, demenza, ictus, cancri, bypass e via dicendo, sofferenza quindi. Sappiamo che non sono andati tumorini neanche le scimmie, questo qua è uno esperimento dell'Università del Wisconsin, sono scimmie che hanno restrizione calorica del 30% per 20 anni, e vedete praticamente che un terzo di queste scimmie vive più di 40 anni. 40 anni per una scimmia è come 120 anni per un uomo. Queste qua sono le scimmie più longeve che sono mai esistite sul pianeta Terra, non solo vivono molto più a lungo, ma
diabete completamente prevenuto, 50% di riduzione di cancro, 50% di riduzione di malattie cardiovascolari, meno sarcopenia, meno presbiopia e meno fragilità. Nell'uomo ho tantissimi dati, faccio un riassunto perché altrimenti ci vorrebbero qualche giornata per spiegare un po' tutte le cose, ma seguitemi. Queste sono delle persone che sto seguendo da anni, che sto studiando, che fanno restrizione calorica. Sono cose qua, credono fermamente che quello che avviene nel topolino avviene anche nell'uomo. E questo è un mio caro amico che vedete prima di fare restrizione calorica pesava 82 kg, adesso ne pesa 61, la colesterolo pesava 245 a 165, la glicemia da 87 a 84, la pressione da 145 a 85 a 95 su 60, ok? Questo è il profilo di queste persone che fanno restrizione calorica, colesterolo a 160, HDL 65, trigliceridi 58, pressione sistolica 100, diastolica 60, glicemia 85, proteina C-reattiva 0,2 mg litro. Cioè questi hanno un profilo cardiometabolico di un ragazzino di 15 anni e per farvi capire l'importanza di questo, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte e la seconda causa di spesa del nostro paese. Questo è lo studio fatto a Framingham, un paesino degli Stati Uniti, e hanno preso tutta la popolazione di questo paesino e hanno misurato a 50 anni i fattori che il vostro medico vi misura. E cosa hanno visto? Che le persone che a 50 anni hanno un colesterolo fino a 180, una pressione senza farmaci fino a 120-80, non fumavano, avevano una glicemia fino a 126, quindi non avevano diabete ed erano magri, avevano un rischio di fare un infarto del 5%. Le persone che avevano due o più fattori alterati, anormali, cosa molto comune da noi, avevano un rischio del 70%, da 5 al 70. E l'aspettativa di vita media da più di 39 anni a 28 anni, hanno perso 11 anni di vita. Cioè non 6 mesi, un anno, 11 anni in meno di vita media. Ok? Per farvi capire l'importanza di quello che stiamo parlando, non stiamo parlando di noccioline. Ripeto, ci sono molti altri dati che stiamo cercando di capire se quello che avviene nei topolini e nelle sciglie viene anche nell'uomo. La risposta è solo in sì. La restrizione calorica con nutrizione ottimale, questo è un altro problema di cui parleremo, causa le stesse modificazioni metaboliche e molecolari che troviamo nei topolini che vivono molto più a lungo e molto più sani. Voi mi direte, ma cos'è questa restrizione calorica? Come possiamo farlo, no? Ora, di nuovo, in soldoni, per riassumere, ci sono diverse cose che vi racconto, diversi trucchi. Il primo trucco per cercare di mangiare di meno è quello che i cinesi chiamano Hara Haji Kumi, che significa fermiamoci prima di essere sazi. Cioè i cinesi dicono, quando siete pieni all'80%, quando avreste ancora voglia di mangiare qualcosa, fermate, toglietevi dalla tavola, smettete di mangiare, così avete già una restrizione calorica del 15-20%, invece di arrivare fino a che non ce la fa più, fino a che lo stomaco esplode, no? L'altro trucco è quello del digiuno intermittente. Abbiamo visto nei modelli animali che se noi facciamo digiunare un giorno sì, un giorno gli animali, un giorno devono mangiare quello che vogliono, un giorno li facciamo digiunare e viceversa, questi vivono più a lungo e hanno molte meno malattie. Stiamo ancora studiando i meccanismi, un pochino complesso dell'uomo, ma sicuramente in questo studio che abbiamo fatto, che ho fatto nel mio lavoro negli Stati Uniti, abbiamo chiesto a queste persone in sovrappeso obese di mangiare due volte a settimana soltanto verdure cotte e crude, a volontà, non devono contarle, condite con un cucchiaio d'olio d'oliva, sono 120 calorie, due cucchiai al giorno, quindi all'incirca sono 500 calorie al giorno, su base settimanale due giorni di 500 sono una restrizione del 20%. In effetti queste persone alcuni hanno perso fino a 30 kg in 6 mesi, se non facevano una super compensazione nei giorni in cui non digiunavano naturalmente. Okay? Quindi questo è un altro trucchetto che poi in un certo senso faceva parte della tradizione cristiana, qualche giorno di digiuno, okay? Quindi di nuovo non ci inventiamo niente, stiamo solo capendo i meccanismi, sappiamo che funziona, stiamo studiando i meccanismi metabolici e molecolari. L'altra regoletta che potreste usare ogni tanto, quindi usarle diverse, è quella di seguire questo detto di nuovo medievale, colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Ok?
che del resto fa parte anche della tradizione buddista. I monaci buddisti dovrebbero seguire il canone buddista che dice che dovrebbero mangiare tutto tra il sorgere del sole e il picco, dopodiché devono digiunare, cioè mangiare tutto in una finestra temporale ridotta. Adesso stiamo facendo degli studi dell'uomo, perché nell'animale sappiamo che se noi del topolino, invece di dargli da mangiare tutto il giorno, invece di lasciare la mangiatoia piena, durante il giorno gli togliamo il cibo, per 12 ore durante il giorno, perché i topolini mangiano di notte, gli diamo già solo la notte, questi hanno meno grasso, sono meno pesi, hanno meno infiammazione, meno steatosi epatica e altri problemi. Quindi nel topolino funziona, lo stiamo studiando nell'uomo, stiamo facendo gli studi per capire se gli effetti mangiare tutto in 8, 10, 9, poi stare a digiuno, che è l'incontrario di quello che facciamo, no? 10.000 snack fino a mezzanotte, prima di andare a dormire, il cioccolato prima di andare a dormire. Assolutamente no, perché continuiamo a attivare queste vie di segnale che promuovono invecchiamento e cancro. Se invece concentriamo le calorie in una finestra e poi mantiamo il corpo digiuno, sembrerebbe essere molto meglio, ok? L'altra regola, l'ultima, che mi sento di consegnarvi, è quella di spostarci da una dieta tipicamente occidentale ricca di cibi raffinati e processati, di carne, di prodotti animali, una dieta più mediterranea, quindi di cereali integrali, legumi, verdure, frutta, pesce. In questo studio che ho appena finito, che ancora non ho pubblicato, quello che abbiamo visto è che se prendiamo delle persone e ce le raddoppiamo per due mesi, in questo studio ho speso $60.000 solo per dargli il cibo, colazione, pranzo e cena, perché volevo essere sicuro di quello che mangiavano. Ho chiesto alla mia dietista di, per i primi due mesi, di bloccare il peso. Ho detto, se pesano 80 kg all'inizio, voglio che pesano 80 kg dopo due mesi, perché volevo studiare l'effetto del miglioramento della qualità della dieta senza perdere il peso, perché tipicamente quando migliori la dieta tendi a perdere peso. In effetti, chicca, vi racconto, ho dovuto sopralimentare 250 calorie le persone perché perdevano peso. Eppure questa dieta era isocalorica, aveva tutte le calorie che erano calcolate per mantenere il peso, ma probabilmente perché la ricchezza di fibre, le fibre, ci sono vari meccanismi, i metaboliti delle fibre attraverso il microbiota causano sazietà prima, e quindi le persone smettono di mangiare, sono sazie, smettono di mangiare, eppure hanno assunto meno calorie e quindi perdono peso. Quindi un altro trucco, appunto, è spostarsi verso una dieta più mediterranea, più ricca di fibre, di vegetali, verdure, cereali integrali, legumi, via dicendo. Quindi questi qua sono dei segreti semplici che potete utilizzare per controllare il vostro peso e per ridurre la vostra circonferenza di vita, che è fondamentale per la vostra salute. Infatti vedete che la dieta mediterranea, questo è il paper del 54 di Hansel Keys, cos'è che mangiavamo in campagna nel 54 quando le malattie cardiovascolari erano sconosciute? Per questo che Hansel Keys venne in Italia, perché a Napoli nel 54 l'infarto del miocardio nel cilento soprattutto era sconosciuto. Guardate Hansel Keys come descrive la dieta dei napoletani di allora: carne, pesce, latte, formaggio, uova erano cibi di lusso. Il grosso delle calorie erano pasta e pane fatti in casa, quindi maccheroni, spaghetti, chiama lui, e vegetali locali. Zucchero e patate erano state in piccolissime quantità, il burro veniva mangiato, si usava l'olio di maestra vergine, frutta e piccole quantità di formaggio erano usate quasi regolarmente. Questa era la dieta mediterranea tradizionale degli anni 50, associata a un rischio di infarto del miocardio bassissimo, che non ha niente a che vedere con la dieta mediterranea di Napoli del giorno d'oggi, ok? Ed è per questo che c'è l'epidemia di obesità malattica cardiovascolare spaventosa. Un pochino più complesso, non ho il tempo di entrare nei dettagli, fa altre cose della dieta mediterranea, però questo è un altro cosa importante. È chiaro che in quei tempi la gente non è che mangiava soltanto così, ma faceva anche un sacco di attività fisica. Negli anni 50 non esistevano le macchine, gli ascensori, le scale mobili, la gente faceva attività fisica, lavorava 8-9 ore al giorno nei campi, camminava e quindi è chiaro che il consumo, per esempio, di olio d'oliva o di altre cose era molto più ricco, perché aveva bisogno di energia per poter fare questa attività. Ed è chiaro che se al giorno d'oggi noi mangiamo lo stesso apporto calorico di allora, ingrassiamo, quando non mi dicono l'olio d'oliva è il principio fondamentale del mediterraneo. Ma poi, un cucchiaio
cucchiaio di olio d'oliva sono 120 calorie. Se io consumo 10 cucchiai di olio d'oliva, ci vuole un attimo, basta usare la bottiglia un po' spensieratamente, sono 1000 calorie. Capite bene che 1000 calorie di eccesso praticamente ci fanno diventare obesi e quindi perdiamo i benefici della dieta mediterranea immediatamente, perché diventiamo obesi per un eccesso calorico. Ed è per questo che una dieta moderna deve mettere al centro, alla base, non più i cereali, ma le verdure, tanti tipi diversi di verdure. Abbiamo visto che più verdure diverse mangiamo, migliore è il microbiota intestinale e migliore è la nostra salute. Poi vengono i cereali integrali, poi vi spiegherò perché, i legumi, frutta secca, olio d'oliva, yogurt, poi pesce e poi in maniera occasionale, una o due volte a settimana, questi altri prodotti. Non dobbiamo diventare vegetariani, ma il consumo di prodotti vegetariani nei paesi occidentali è eccessivo, su questo non c'è nessun dubbio. Quindi tanti vegetali che possono essere, non è vero che non sono buoni, i vegetali se li sappiamo cucinare sono fantastici. E dobbiamo imparare a usarli in tante maniere diverse, usare la nostra fantasia. Nel libro che ho scritto con questo chef, Vittorio Fusari, che è uno chef stellato, proprio vogliamo dare questo messaggio. Non è vero che mangiare bene significa mangiare di poco gusto, perché non sappiamo cucinare, ma ci sono delle insalate che sono fantastiche dal punto di vista sapore, una diversità di gusto che possiamo apprezzare che è eccezionale. L'altra cosa sono i cereali integrali, dobbiamo imparare a usare di più perché il pane bianco è soltanto amido, abbiamo perso il germe di grano che contiene vitamine, selenio, spermidina che è un effetto anti-invecchiamento, abbiamo perso le fibre che abbiamo scoperto essere importantissime attraverso il microbiota intestinale per produrre metaboliti che riducono il rischio di malattie autoimmunitarie allergiche. Quello che stiamo scoprendo è che l'aumento di tipo primo, Crohn, triglicerosi rosa, sclerosi multipla, via dicendo, è in parte legato al fatto che abbiamo ridotto il consumo di fibre vegetali che vengono usate dalle batterie intestinali a produrre metaboliti che aumentano delle cellule che sono importanti per la prevenzione delle malattie autoimmunitarie ed allergiche come l'asma o le atopie, via dicendo. Quindi, di nuovo, impariamo a riusare il pane integrale fatto con la farina integrale totale, a usare i cereali integrali, che sono delle belle ricette, il seitan, la quinoa, diciamo, quindi dobbiamo un pochettino sbizzarrirci, imparare, tornare in cucina con i nostri figli, con i nostri partners, creare appunto in famiglia un'unità, invece che la mamma sta solo in cucina, coinvolgiamo i figli, impariamo, cuciniamo assieme, no? È un momento di ritrovo, invece di lasciare davanti ai tablet della PlayStation. I legumi sono importanti, importantissimi, devono tornare a essere non, come si dice, a Capodanno, le lenticchie con lo zampone, ma devono essere un cibo costante. Ci sono 10.000 modi diversi per fare dei buoni piatti, la pasta di fame, qualche cibo di lenticchie, cioè sono 10.000, insomma, hummus che praticamente è la crema di ceci, sono 10.000 maniere colorate, sfiziose e gustose. E poi la frutta secca che è importantissima, dobbiamo consumarla ogni giorno, diversi tipi di frutta secca, la frutta, colazione, come snack, non i dolci. Ciò non toglie che se vado a una festa di compleanno, ma la mangio la frutta di torta, però a casa mia i dolci non esistono. Mio figlio quando apre il cassetto non c'ha le merendine, se vuole prende un pezzo di frutta, se no non mangia niente. Però se va a una festa di compleanno non gli impedisco di mangiare la frutta, va benissimo. Pesce, deve diventare un sostituto della carne, e l'olio d'oliva, come dicevo, è un fattore importante se consumato nella giusta proporzione. Ricordatevi, un cucchiaio 120 calorie, quindi dovete usarlo con, e deve essere un olio di buona qualità. Voi sapete che avete un buon olio d'oliva, per esempio, si riconosce perché pizzica la gola, e il pizzicore è legato a questo composto che si chiama oleacantale, pubblicato su Nature, che ha lo stesso effetto della bebiaspirina. Cioè, se consumiamo in maniera moderata l'olio d'oliva extravergine di buona qualità, è come se prendessimo la bebiaspirina, ha lo stesso effetto degli ibuprofene in piccole dosi. Pensate, però se ne consumo la giusta quantità, perché se poi divento obeso, l'effetto antiaggregante dell'oleacantale sparisce nei confronti dell'effetto proaggregante dell'obesità. Naturalmente dobbiamo evitare e limitare questi cibi, ok, la carne, il salumi, via dicendo, il che non significa che se vado a una festa con degli amici e c'è una buona fetta di salame non la posso gustare, per l'acquisto mi piace, ma a casa mia il salame non esiste, ok? Di
nuovo, lo stesso concetto è la quantità, non dobbiamo diventare tutti vegetariani, ma dobbiamo usare questi cibi con parsimonia perché sono, per esempio, i cibi di origine animale sono ricchi di acidi grassi saturi e sappiamo che gli acidi grassi saturi aumentano i livelli di colesterolo, maggiori gli acidi grassi saturi nella dieta, maggiori i livelli di colesterolo, per cui prendere statine, ok, che è un fattore di rischio cardiovascolare importantissimo. Abbiamo scoperto che le proteine di origine animale, soprattutto quelle di origine animale, accorciano la vita dei topolini e in questi studi che abbiamo fatto in collaborazione con David Lamy della Wisconsin, per esempio gli aminoacidi ramificati, quelli tipici dei culturisti, di cui sono ricchi anche il latte e i latticini, per esempio causano diabete. E in questo studio che ha fatto la mia collega, molto bello, ci tengo a rimarcare perché è importante, vediamo che se noi prendiamo delle persone, delle donne, delle donne obese e gli chiediamo di perdere il 10% del peso, cioè se una donna pesa 100 kg deve pesare 90 kg, ok? Una dieta ipocalorica, però a metà perdono il peso con la dieta iperproteica, 1,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo, l'altra metà con una dieta normoproteica, 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo, tutte e due pesano lo stesso peso, stesso grasso viscerale, vi ricordate quello dannoso, stesso grasso epatico. Ma le donne che hanno perso il peso con la dieta normoproteica hanno un miglioramento dell'insulinosensibilità, hanno un rischio minore di diabete e più bassi livelli di insulina, che sono un fattore pro cancro, pro invecchiamento. Le donne che hanno perso lo stesso peso con la dieta iperproteica hanno zero miglioramento dell'insulinosensibilità, quindi sono ancora a rischio di cancro e invecchiamento. Cos'è che voglio dirvi? Che queste diete iperproteiche che vanno di moda, la piattina con la cristallatina di ricetto, fanno male. Perdete peso, ma dal punto di vista metabolico siete ancora a rischio di tumore e invecchiamento. Le diete dei centenari di Okinawa della Sardegna o della dieta mediterranea, una buona fetta erano carboidrati, un 60% erano carboidrati, ma non raffinati, carboidrati complessi, dei legumi c'erano integrati, ok? Quindi non è vero che non bevete queste proteine, che fanno male. Quindi state alla larga e non fatevi seduto dalle mode di cui si parla prima, che sono delle belle. E infine, sappiamo che la dieta è importante per modificare il microbiota intestinale, lo sapete che abbiamo trilioni di batteri che vivono nel nostro intestino, abbiamo scoperto di nuovo che le proteine e le fibre sono due dei composti più importanti nel modificare il microbiota intestinale e per esempio una dieta ricca di carnitina e colina, di cui sono ricchi questi cibi, animale vengono metabolizzati dai batteri intestinali a produrre un metabolita che viene assorbito che si chiama TMO, che sia nei topolini che nell'uomo, mentre questo New England Journal of Medicine dal di vista più importante, aumentano il rischio di infarto del miocardio attraverso il microbiota intestinale. Come vi dicevo prima, invece, una dieta ricca di fibre vegetali, quindi legumi, cereali, legumi, viene metabolizzata dai batteri del nostro intestino a produrre dei metaboliti che si chiamano acidi grassi a catena corta che si legano su dei recettori specifici e attivano delle cellule immunitarie che ci aiutano a prevenire il diabete, le malattie del tipo primo, le malattie autoimmunitarie ed allergiche come asma e via dicendo. Cioè capite che bellezza di come il nostro organismo interagisce il cibo con tanti fattori nel prevenire tantissime malattie. Siete stanchi? Allora questo è il primo pilastro, il pilastro dell'alimentazione. Adesso parliamo del secondo pilastro, che è l'attività fisica. L'attività fisica è essenziale, perché? Perché ci siamo evoluti per milioni di anni con tanta attività fisica. Questo era quello che facevamo fino a 60-70 anni fa, ok? E questo invece purtroppo è quello che siamo andati a fare ad oggi. Ma è vero, negli Stati Uniti fondamentalmente le persone che si alzano, prendono l'ascensore, scendono in garage, salgono sulla macchina, vanno al lavoro, parcheggiano la macchina, prendono l'ascensore, si siedono e viceversa. Non praticamente non fanno un passo. Ora noi in Italia comunque abbiamo il piacere di andare in centro, passeggiare, fare la passeggiata, le maschere, sempre meno anche in Italia, no? E poi le bambine terribili, perché voglio dire, mentre quando ero piccolino giocavano all'aperto, ma il giorno sono andati alla PlayStation. E questo è il problema importantissimo, perché? E vi spiego un po' i meccanismi, ed è questo che dovremmo insegnare a scuola, ok? Ci sono diversi tipi di attività fisica, una è quella aerobica. Qual è quella aerobica?
camminare, correre, bicicletta, danza, nuoto, tutti quelli che impegnano i muscoli più importanti del nostro organismo. E cosa succede? Perché perdiamo peso, secondo voi, quando facciamo attività fisica? Non lo siete mai chiesto? Questo è uno studio che abbiamo fatto alla Washington University, un anno di attività fisica intensa, vedete questo qua, il grasso viscerale prima e dopo, vedete che è sparito il grasso viscerale quasi completamente, in posizione del 50% del grasso viscerale. Com'è che l'abbiamo ottenuto? Perché le persone quando fanno attività fisica costante perdono peso, perdono grasso? Non lo siete mai chiesti? Qual è il meccanismo? Perché? Qual è il meccanismo? Sì, certo, possiamo più capire, qual è? Le due cose, no? Quasi. Volevo salutare il mio capo che è morto, John Holmesy, è morto quest'anno. Ho lavorato con lui per tanti anni alla Washington University, pensate, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney e 500.000 di premio per le sue scoperte sulla sport medicine, su questi meccanismi. E lui per primo scoprì che quando facciamo attività fisica aumentiamo i mitocondri del muscolo. I mitocondri sono questi organelli che trasformano l'ossigeno, quindi avevi ragione, l'ossigeno insieme ai nutrienti, quindi ai carboidrati e ai lipidi, per produrre ATP, che è la molecola che ci fa contrarre i muscoli. Quindi quello che ha scoperto John per la prima volta è che se facciamo attività fisica aumentiamo i numeri di pistoni e cilindri. È come se da una macchina a 2 cilindri passasse da una macchina a 10 cilindri, quindi bruciamo più energia. Tanto è vero, per esempio, che un atleta, per esempio, allenato, consuma 5 litri di ossigeno al minuto, perché più ossigeno, più substrato, ok? Quindi significa che brucia 1100 calorie in un'ora, mentre una persona sedentaria ne brucia solo 360 perché ha pochi mitocondri e consuma poco ossigeno. La cosa bella è che se prendiamo una persona sedentaria, la facciamo allenare e aumentiamo il numero di mitocondri, passiamo da 1,6 per minuto di VO2 max a 2,6 e quindi nello stesso tempo diventa più efficiente e brucia il doppio di calorie, 600 calorie invece che 360. E quindi più velocemente bruciamo il grasso. Ed è per quello che è importante avere costanza e pazienza, perché man mano che aumentiamo i mitocondri diventiamo più efficienti nel consumare il grasso, rimanere magri. L'attività fisica fa tante altre cose, aumenta la carica del colesterolo, riduce i trigliceridi, riduce la pressione, riduce altri fattori che provocano cancro, non ho tempo di spiegarvi. L'altra cosa bellissima è che riduce il rischio di diabete. Vedete, questo studio, basta una settimana di attività fisica in persone anche con iniziale diabete per ridurre la glicemia e per ridurre l'insulinemia. E lo fa questo attraverso due meccanismi: uno è ridurre il grasso viscerale e quindi gli ormoni che promuovono il diabete, l'altro, ed è questo un altro punto importante, è aumentando il muscolo, basta mezz'ora di attività fisica per far passare in membrana questo trasportatore. Questo è come se fosse una porta secondaria, quando facciamo attività fisica questo LUT4 passa in membrana e il glucosio entra nel muscolo per essere bruciato per produrre energia. La cosa interessante che ha scoperto sempre John è che dopo 48 ore che non facciamo attività fisica l'effetto acuto benefico dell'attività fisica sparisce, ed è per questo che dobbiamo fare attività fisica almeno un giorno sì, un giorno no. Vedete, questo studio di John ha preso degli atleti professionisti e ha chiesto di smettere di fare attività fisica per 10 giorni e in solo 10 giorni la glicemia è peggiorata e l'insulinemia è peggiorata. 10 giorni di attività fisica in atleti, ok? Per farvi capire l'importanza della costanza e della regolarità dell'attività fisica. Altre cose, ci sono così degli spunti, è molto più complesso, però per farvi capire che è bello per il nostro organismo. Quando noi facciamo attività fisica, il muscolo produce una molecola che si chiama catecolamina B, che va al cervello e stimola la produzione del BDNF, che è il fattore neurotrofico cerebrale, un fattore importantissimo per la salute del cervello e per la memoria. Quindi, di nuovo, messaggi politici, più attività fisica dei bambini, perché l'attività fisica migliora la memorizzazione dei concetti attraverso un meccanismo molecolare che abbiamo studiato. Okay? L'attività fisica non è un sostituto di una buona alimentazione. Il concetto che io mangio quello che voglio e poi faccio 20 ore di bicicletta non va bene. È complesso, però vi assicuro che non funziona così. Li abbiamo fatti. Altra attività fisica importante, un po' di pesistica, un po' di esercizi isometrici, in cui
sviluppiamo i muscoli. Perché? Perché quando invecchiamo perdiamo massa muscolare, se perdiamo troppa massa muscolare diventiamo come queste persone, cioè non autosufficienti, non siamo più capaci di alzare una borsa, di alzare una valigia, di fare le scale, di vestirci, e non vogliamo questo per nessuno, questo voglia essere dipendente da altre persone, non riuscire più a fare niente. Sappiamo che la tutta fisica di resistenza, con le pesistiche, rallenta questo processo. E per farvi capire perché, non solo la perdita di massa muscolare, ma anche la perdita di massa ossea. Vedete, se io adesso praticamente sono 60 kg, se sto così ho 35 kg qua e 35 kg qua, giusto? Se io sto sulla gamba soltanto 2 kg, secondo voi quanti kg ho? 70? No, ne ho praticamente 192. Perché? Perché per poter stare in equilibrio devo contrarre la gamba, il quadricipite femorale, contraendosi genera una forza immensa che si scarica sull'osso, e quindi capite che questo ha un effetto trofico sull'osso. Se noi prendiamo delle persone e le mandiamo nello spazio, in assenza di gravità perdono massa ossa e perdono massa muscolare. Quindi è importante fare queste attività fisiche, perché fondamentalmente migliorando la massa muscolare, quando questo si contrae genera forza sull'osso e previene l'osteoporosi, aiuta a prevenire l'osteoporosi. Molti di questi esercizi li possiamo fare a casa, non dobbiamo andare in palestra. Potrebbe essere parte dell'educazione che noi forniamo ai nostri cittadini, insegnare ai cittadini gli esercizi semplici che possono essere fatti a casa per poter mantenere una buona, dobbiamo diventare dei culturisti, mantenere una buona massa muscolare. Questi esercizi sono importanti anche insieme a quelli di stretching e flessibilità per la postura. Perché molti dei dolori cronici che i nostri anziani hanno, dal mal di collo al mal di schiena, ai problemi bianchi, via dicendo, è dovuta a una cattiva postura cronica. Voi pensate, se io non faccio questi esercizi, quindi inizio a essere debole, no? Giusto? E quindi ho dei muscoli ipotrofici, inizio a piegarmi, vedete gli anziani che iniziano sempre a piegarsi, giusto? Se io sono piegato, provate a respirare profondamente, provate a fare le spalle e provate a respirare. È impossibile, ho bisogno di stare così per poter usare il diaframma. Se sono così non riesco. L'altra cosa che succede è che per non andare a sbattere dovrò estendere il collo, perché altrimenti non riesco a camminare. Quindi avrò una iperestensione cronica del collo con una cervicalgia cronica che poi veramente diventa cronica con dolori importanti. Questo poi altera la spina dorsale, per cui inizio a avere problemi donne, dolore cronico alla schiena, le articolazioni delle anche, delle ginocchia, quindi è un disallineamento che ha degli effetti importanti medici. Terapia del dolore, il 50% è legato a malattie della schiena e del collo. E poi anche comunque la postura, insomma, se una persona si trova voi con una bella postura aperta rispetto a uno storico occupato, comunque anche la mia percezione, la percezione che do alle altre persone è importante, quindi è importante anche questa parte dell'attività fisica. In Oriente lo si trova già, no? Ci sono vari studi che si fanno vedere che lo yoga, per esempio, è importante, sono studi randomizzati, pubblicati su grosse riviste, è importante per ridurre il mal di schiena, per aumentare la flessibilità, l'equilibrio, per aumentare la vitalità e tante altre cose che stiamo studiando. Il Tai Chi Chuan è un altro intervento importante, perché l'equilibrio con il Tai Chi Chuan fondamentalmente riduce il rischio di fratture, perché abbiamo più equilibrio e quindi se abbiamo più equilibrio abbiamo meno rischio di inciampare e cadere e fratturarci il femore. Una persona che cade e si frattura il femore quando è anziano, al 50% se ne va il creatore. Altre cose che stiamo studiando per farvi vedere che è bello che ha alcune osservazioni, tipo una tecnica yoga è quella del pranayama, cioè ridurre la respirazione, la frequenza di respirazione. In questo momento noi stiamo respirando tra i 12 e i 16 respiri al minuto. Se io con una respirazione lenta, diaframmatica, riesco a scendere a 4 o 3 volte al minuto, bastano anche 6 volte al minuto, indicato su circulation nature, quello che succede è che attiviamo il sistema parasimpatico, il sistema autonomico, quello che ci fa stare calmi, che abbassa la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa. E quello che sappiamo è che questo fondamentalmente inibisce l'infiammazione. Questo qua è un paper su JCI, una rivista importante. Quando noi attiviamo il sistema parasimpatico, lo possiamo fare semplicemente respirando più lentamente, attiviamo delle vie di antinfiammazione.
oltre che ridurre la pressione e la frequenza cardiaca. Cioè pensate quanto possiamo fare a casa senza nessun preparatore atletico se conoscessimo questi concetti che dovrebbero essere insegnati. E ripeto, non sono cose pubblicate su riviste di quattro soldi, sono le riviste più importanti al mondo. Altro concetto, quando parliamo di anziani e parliamo di salute, è il training cognitivo, no? Molte persone dicono, ma io sono anziano, non voglio più fare niente, lasciami stare, che io sto sul divano a guardarmi la telenovela, via dicendo, no? In realtà quello che sappiamo è che il cervello è un muscolo, è come un muscolo, se noi lo alleniamo, questo ha un migliore decadimento. La demenza è legata in parte al fatto che smettiamo di imparare. E perché in questo momento voi vi ricordate qualcosa? Perché vi ricordate quello che io vi sto dicendo? Lo sapete perché? Non perché abbiamo più neuroni, ma perché aumentano le sinapsi, cioè i nostri neuroni hanno queste ramificazioni che si connettono e creano la base per fissare la memoria. Quindi il messaggio che voglio dire è che quando noi impariamo nuove cose, quindi la nostra società dovrebbe impiegare risorse per coinvolgere le persone anziane, ma di tutte le età, ma soprattutto gli anziani, a fare attività sociali in cui imparano a suonare, a dipingere, a fare scultura, a danzare, a imparare una lingua, perché tutte queste qua sono attività che sviluppano le sinapsi e rallentano il decadimento cognitivo. Studi pubblicati su riviste importanti. Il concetto è quasi finito. Siete stati, finisco. Però questo secondo me è un concetto cruciale, perché alcune di queste cose che ho raccontato, magari non i meccanismi, però alcune delle cose provate a sapere tutti, più o meno, ma perché le persone lo fanno? Perché le persone continuano a fumare, a mangiare la frutta, a bere, a non fare attività fisica, a non impegnarsi nell'imparare nuove cose? Perché? Beh, questa è l'altra cosa che dovremmo insegnare a scuola, dovremmo continuare a insegnare, è il concetto di mindfulness, che è un concetto orientale che significa fondamentalmente vivere nel presente. Noi purtroppo, per vari motivi, non siamo educati a fare questo e viviamo o nelle paure del passato, del futuro, o nei rimorsi del passato, ma non viviamo nel presente. Vivere con mindfulness significa praticamente il miracolo attraverso cui in un istante si richiama la propria mente dispersa e la si ripristina nella sua interezza, in modo da vivere ogni singolo attimo della propria vita. Quindi praticamente due concetti fondamentali sono l'attenzione, vivere nel presente senza indugiare nel futuro. E ci sono degli esercizi che possiamo imparare a fare, no? Fermarsi, non occorre stare in una stanza buia, però se stiamo facendo una camminata, se stiamo parlando con il nostro figlio, invece di dire no, stai zitto che devo pensare ai miei problemi, parlare con la propria persona cara, il proprio figlio, cucinare assieme, quando passeggiamo in un bosco, ammirare la bellezza delle cose che ci stanno intorno, quella è mindfulness, essere presenti, vivere adesso, non in futuro. E perché è importante questo? Innanzitutto perché riduce il rischio di ansia, attacchi di panico, depressione, insonnia e via dicendo. C'è un centro intero a Harvard che cura queste patologie con la mindfulness. Quindi Harvard è una delle top medical school del mondo, ok? Un'altra cosa importante è che gli studi che stiamo facendo è che questa processo di apprendimento, di vivere nel presente, ci aiuta a aumentare la nostra intelligenza emotiva, creativa e cognitiva, cioè essere delle persone migliori, perché sennò che senso ha vivere giusto per vivere sano? Cioè l'essere umano è un essere umano perché esprime le proprie potenzialità, la propria creatività, la propria bellezza, no? E per farvi capire cosa voglio dirvi, voglio farvi vedere questa citazione. Voi sapete chi è questa persona? Te lo conosco. Vero? Questo è Steve Jobs, okay? Il fondatore di Apple. Cos'è che diceva Steve Jobs? Vedete qua, lo leggo. Creatività è semplicemente collegare le cose. Quando chiedi alle persone creative come hanno creato qualcosa, di solito si sentono un po' in colpa perché non sanno spiegare, hanno semplicemente visto qualcosa. Diventa normale per loro dopo un po' perché sono capaci di connettere le esperienze maturate e con queste sintetizzare nuove cose. Le persone che hanno avuto poche esperienze non hanno abbastanza punti da connettere e finiscono pertanto con produrre soluzioni molto lineari e banali, perché prive di una prospettiva ampia, maggiore sarà la nostra consapevolezza e comprensione.
espressione dell'esperienza umana, migliore sarà il risultato. Cioè, cos'è che voglio dirvi? È che se io sono distratto perché penso al futuro, al passato, e non mi concentro sulle bellezze, cosa succede intorno a me, quindi perdo, se faccio una passeggiata perdo dei colori, dei profumi, delle immagini, delle conoscenze, queste informazioni non si depositano nel mio cervello e quindi poi non posso utilizzarle quando mi serve quel balzo di creatività che mi permette, come a Steve Jobs, di connettere i dots. Se io non ho i dots perché sono distratto e non metto nel mio cervello questi dots, poi non li posso utilizzare. E per questo, per esempio, di nuovo, per le nostre scuole è importante insegnare queste cose ai nostri bambini, perché questo gli permette di essere più creativi, più felici, più emotivamente sani. Ok? Sembrano cose banali, però sono cose sul quadro della scienza che hanno una grossa evidenza scientifica. Ultima cosa è l'importanza, l'hanno già detto qui, delle relazioni sociali. Anche lì siamo peggiorati. In tutte le società di centenari l'anziano è al centro della comunità, è un tesoro e aiuta le famiglie con i bambini, ad allevare bambini piccoli, viene messo al centro. Invece nella nostra società gli anziani sono isolati, vengono emarginati sempre di più, e questo è un male, perché sappiamo che le persone socialmente isolate sono psicologicamente, fisicamente meno sane, hanno una più alta mortalità. Pensate, per farvi un esempio, questo è Circulation, una rivista molto importante, il rischio di morte raddoppia negli uomini e triplica nelle donne nel mese dopo la morte del coniuge. Cioè, pensate quanto è importante questa connessione tra familiari nella salute fisica e mentale. Sappiamo fondamentalmente che è probabilmente legato a un effetto sul sistema immunitario, sull'infiammazione. Le persone depresse sono più infiammate, hanno un'alterazione del sistema immunitario e via dicendo. Allora io qui avrei finito, avrei, se volete, ancora un attimino una riflessione un pochettino più filosofica, però mi esco dal mio lato scienziato ed entro in un altro dei miei interessi, che è la filosofia, in particolare la filosofia orientale. Volete che finiamo e vi faccio delle domande, o finisco con queste diapositive? Positive? Ah no, prima della filosofia, l'ultima cosa, che il fumo fa male, ricordatevi che il fumo fa male sia ai bambini, anche il fumo indiretto. Tenete conto che la terza causa di morte è la broncopneumatia cronico-ostruttiva, mentre questa persona con respiratore, il cancro al polmone, il fumo è un fattore importantissimo. No, ho tagliato la parte filosofica. Mi dispiace. Però ve la riassumo, cioè, quello che volevo dirvi fondamentalmente è che mi sembra di essere molto chiaro, no? Che per mantenersi una mente sana, un corpo sano, è fondamentale fare alcune di queste cose che ho raccontato. Ma qual è il fine? Cioè, qual è il fine della vita? Nel senso, come dire, che senso ha mantenersi sani, giusto per mantenersi sani? No, io penso che la vita sia una cosa spettacolare, immagino che siete d'accordo, no? Nascere su questo pianeta e poter vivere in questo pianeta è bellissimo se siamo sani, ma il corpo è solo un mezzo, ed è per quello che dobbiamo mantenerlo sano. Cioè, il corpo è come se fosse la nostra macchina. Se io domani voglio andare in macchina, non lo so, in Danimarca, mi assicuro che la macchina sia in buona situazione. Non è che mi parto con una macchina con le gomme sgonfie, senza olio, con l'olio vecchio. Cioè, vado dal meccanico e dico: controllami che la macchina sia a posto, perché se io parto con una macchina scassata, il rischio che il mio viaggio venga interrotto, e venga interrotto bruscamente, malamente e costosamente, è molto alto, no? Quindi il prerequisito è avere un corpo sano se vogliamo goderci la vita. Ma la macchina è un mezzo per realizzarci. Socrate diceva fondamentalmente che lo scopo dell'uomo è quello di capire chi siamo, cioè usare le nostre capacità. Ognuno di noi è nato con delle doti naturali, ognuno di noi può diventare un artista o può altre cose, e quindi il nostro corpo serve per realizzarci, per creare, per diventare degli esseri più ricchi, più ricchi spiritualmente, più ricchi umanamente, compassionevoli. E questo è il senso della vita, quindi fare questo viaggio, un viaggio spettacolare, e goderci, imparare a essere felici. Anche la felicità è un'arte, si può imparare a vedere il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno,
e di come ci educhiamo ci permette di vedere la vita in una maniera positiva e in una maniera negativa, e quindi creare un diverso domani. Ed è quindi, ripeto, fondamentale secondo me che come società torniamo a riflettere su questi concetti, perché abbiamo le conoscenze per vivere in un mondo fantastico, ma al giorno d'oggi. Purtroppo stiamo facendo il contrario, stiamo privilegiando il profitto a scapito dell'ambiente, della salute umana, e un paese come l'Italia, io adesso vivo in Australia, però tutti gli australiani dicono: ma cosa ci fai qua? L'Italia è bellissima, sono andato in vacanza, è fantastica, c'è arte, c'è storia, c'è cibo, questo, quest'altro. E dico: sì, è vero, però purtroppo le cose non funzionano molto bene in Italia in questo momento, e preferisco provare a fare quello che voglio fare in un altro paese che in questo momento mi permette di fare quello che vorrei fare, cioè trasformare la salute da quello che io chiamo sick care, noi praticamente trattiamo malattie, a health care, cioè prevenire le malattie, e quindi modificare il sistema educativo, medico, tendenziale e poi universitario per influenzare la società. Però, ripeto, secondo me l'Italia ha delle possibilità uniche al mondo, è uno dei paesi più, giro parecchio per conferenze, è uno dei paesi più belli al mondo, e ci vuole veramente poco, se seguissimo alcuni di questi concetti, per tagliare spese inutili, reinvestirle in attività economiche, produttive. Pensate, abbiamo un sacco di persone che vivono nel nord Europa che verrebbero subito a fare, avere la seconda casa come in Arizona o in Florida, se ci fossero delle strutture che funzionassero bene, dei medici che parlano le lingue, delle strutture culturali, con un'edilizia di eccellenza, con attività culturali, verrebbero immediatamente, porterebbero un sacco di ricchezza. Ma 10 altri mila esempi che potremmo utilizzare per far crescere questo paese, se veramente lo volessimo, se usassimo la testa e usassimo alcune di queste conoscenze. Quindi il messaggio alla fine della fiera che voglio lasciarvi è assolutamente positivo. È nelle nostre mani influenzare il nostro futuro. In base alle scelte che facciamo, possiamo noi decidere cosa comprare e cosa non comprare, e non viceversa farci imporre agli altri cosa comprare e cosa non comprare, e potremo trasformare questo paese e essere esempio al mondo per un mondo migliore, più pacifico, più sereno, più salutare. E questo sono i messaggi che voglio lasciare. E con questo vi ringrazio. Ho scritto, ho cercato un po' di riassumere questi concetti, soprattutto del primo, di questi cardini, quindi se avete voglia di leggere qualcosa su queste tematiche di più approfondito, potete trovare alcune informazioni.